Gianni Sasso, lo straordinario e famosissimo atleta ischitano di triathlon reduce dalle Paralimpiadi di Rio 2016, ritorna a gareggiare per provare a scrivere un nuovo capitolo della sua incredibile storia umana e sportiva. Infatti, Gianni, detentore del record del mondo di maratona con le stampelle, il prossimo 12 marzo parteciperà alla 39esima maratona di Barcellona, dove tenterà di abbassare ulteriormente il già incredibile record di 4 ore 28 minuti e 38 secondi stabilito ad Amsterdam nel 2012. Seguito quotidianamente negli allenamenti dal tecnico Emmanuel Scotto da Busco, che sarà con lui al via, Sasso affronterà la gara di Barcellona insieme agli amici di sempre: Antonio Russo, Marco Calise, Giuseppe Acono, Mirko Gaffia, Alessia Isaia e Aniello Calise, che in gara faranno da scudo a Gianni, il quale con le sue stampelle necessita di uno spazio maggiore, soprattutto nelle fasi iniziali e più convulse della gara. La conferenza stampa di presentazione dell'evento si è tenuta nella sua Forio, presso il ristorante Oasis, dove in tanti, tra giornalisti, amici e sportivi isolani, hanno voluto augurare a Gianni di vincere la sua nuova sfida sportiva. Gianni Sasso in queste settimane si è allenato duramente ed è pronto a lanciare la sfida al nuovo record mondiale nella maratona di Barcellona. Abbiamo deciso di partecipare alla Maratona di Barcellona il 12 di marzo, appunto per cercare di sfruttare tutto l'allenamento olimpico avuto in questi 3 anni. E ripercorrere di nuovo quella strada sicuramente era molto entusiasmante. Ci siamo preparati molto bene durante tutto questo inverno per cercare di infrangere di nuovo questo record che ormai è da 4 anni. E di nuovo l'ambientamento, diciamo, di stare di nuovo sulle stampelle per tanto tempo è stato sicuramente difficile all'inizio, però mi sono trovato molto bene dopo un po' che ho iniziato ad allenarmi con continuità e sotto ovviamente la grande visione di Emanuele Scotto da Busco. Ora andiamo a Barcellona anche per un altro motivo, perché tutto questo è iniziato appunto, come vi dicevo prima, con la maratona di Amsterdam, con quello splendido record di 4 anni fa. Il perché è iniziato con gli amici di sempre, che comunque facevamo sport insieme, e con loro abbiamo ottenuto quella magnifica prestazione, e ho desiderato sicuramente partecipare a un'altra maratona insieme a loro. Infatti in questa avventura mi accompagneranno i soliti amici che comunque mi hanno accompagnato in quella magnifica giornata di Amsterdam, per cercare di nuovo di scrivere un'altra grande pagina di sport italiano e anche isolano. A Gianni, tra l'altro punta di diamante della nazionale di calcio amputati, a riguardo della sua partecipazione alla maratona di Barcellona, in questi giorni sono giunti anche gli auguri di Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, e del presidente della Federazione Italiana Triathlon Luigi Bianchi. Il nuovo obiettivo che si è prefissato, ha scritto tra l'altro Pancalli, è come tutti quelli che si è posto nella vita, assolutamente grandioso. Sono le storie sportive di vita, come quella di Gianni Sasso, a fare grande il movimento paralimpico. Gli auguro di portare ancora in alto la bandiera dello sport italiano con quello spirito che da sempre lo contraddistingue e che è il modo di porsi di fronte al mondo talmente positivo da contagiare in maniera virtuosa ogni cosa che fa. Sulla stessa lunghezza d'onda di Pancalli, anche il presidente Luigi Bianchi, che ha dichiarato: nel percorso preolimpico ho avuto modo di conoscere l'atleta e apprezzare l'uomo. Sasso, ha sottolineato Bianchi, è un'icona, un modello da seguire, un campione di sport e di vita. Nel triathlon è partito da zero ed in meno di 4 stagioni ha scalato la classifica mondiale in una disciplina durissima, lasciandosi alle spalle atleti che da anni la praticavano, qualificandosi per le Olimpiadi. Solo chi si dedica con abnegazione assoluta allo sport e con una tempra come la sua può riuscire ad ottenere risultati come i suoi. Sin qui le dichiarazioni di Luigi Bianchi. Cosa aggiungere se non fare un grande in bocca al lupo al nostro campione? Forza Gianni, e sappi che il 12 marzo tutta l'Italia sportiva farà il tifo per te.